Dopo aver condotto una serie di incontri con le scuole e le parti interessate, come annunciato, la città metropolitana di Firenze ha predisposto un sondaggio online per definire in modo ancora più puntuale e preciso le esigenze del trasporto pubblico locale scolastico in questa fase di avvio del nuovo anno e contestualmente alle nuove norme anticontagio da coronavirus. Il questionario è stato diffuso tra gli studenti delle scuole superiori del territorio in collaborazione con i dirigenti scolastici e i comuni per conoscere i loro spostamenti casa-scuola e le modalità per effettuarli. Il questionario può essere compilato dagli studenti al seguente indirizzo web, diffuso anche tramite il canale Telegram Muoversi nella città metropolitana di Firenze. La Metrocittà ha costruito con tutti gli interlocutori un modello articolato per l'organizzazione dei trasporti pubblici durante l'emergenza sanitaria. Le corse resteranno come prima, nel rispetto delle norme sanitarie anti-Covid, e Palazzo Medici è pronto a intervenire con un potenziamento laddove se ne riscontri la necessità. Le risposte degli studenti aiuteranno a renderlo ancora più puntuale prima dell'avvio dell'anno scolastico, in modo da essere preparati sotto ogni aspetto. Per questo, la città metropolitana chiede a tutti i ragazzi e alle ragazze di partecipare e dire di più sulle loro modalità di spostamento. In particolare, insieme alla classe di appartenenza per l'anno scolastico 2020-2021, si chiede a ogni studente e studentessa come raggiungeva solitamente la scuola prima dell'emergenza sanitaria, sia a piedi, in bicicletta, in moto e in motociclo, utilizzando autobus extraurbani, urbani o tranvia, o ancora treno, auto come passeggero, auto come conducente, una modalità mista auto e treno o bus. Treno e bici, monopattino elettrico o altro, e quindi come pensa di raggiungere l'istituto in questo nuovo anno scolastico. Ancora, quali mezzi utilizzava per il ritorno prima del Covid e come intende rientrare quest'anno da scuola. Graditi e richiesti i suggerimenti o i commenti da inserire in chiusura di questionario.